Quali mi aspetto, se è possibile, di fare un gol più degli avversari, che lo potrebbe fare anche De Santis, a me andrebbe benissimo, quindi non ci sono problemi. Lui farà, spero che faccia, come ha sempre fatto, giochi per la squadra, che si danni l'anima per portare a casa il risultato migliore. Da tanto tempo, da quando ci siamo attestati tra le squadre più importanti di questo campionato e degli altri campionati degli scorsi anni, ci capita quasi sempre, squadre che ci aspettano. Anche la Juventus, se avete visto, se ogni tanto si guardano le partite come si svolgono, si vede che la Juventus appena perdeva la palla ritornava dietro perché aveva paura che magari facessimo, ci avessero lasciato gli spazi e avessimo fatto delle azioni tipiche nostre. E se l'ha fatto la Juventus, penso lo faranno ormai tutte le squadre, perché vuol dire che il Napoli quando attacca fa paura. Io mi sono fatto degli appunti perché prima di andare a Siena, voi avevate parlato che il Napoli era in crisi, no? Quindi mi parto da lì. Avevamo perso il Bologna in casa, c'era cioè il discorso della squalifica di Grava, Cannavaro, a cavallo della Coppa, insomma tutta quella settimana particolare. Poi siamo andati a Siena. Da quando siamo andati a Siena la squadra ha fatto 5 vittorie e 5 pareggi e ha giocato in queste 10 partite in casa della Lazio, che è una delle primissime della classifica, ha giocato con la Juventus, ha giocato a Firenze. Ha giocato a Udine, Campi, valutateli voi. Io, vedete, delle prestazioni, siccome mi sembra sempre di più che si parli di risultati e basta, ora vengo con numeri. I numeri dicono che in queste 10 partite il Napoli, se ha fatto 5 vittorie e 5 pareggi, ha fatto la media di 2 punti a partita, cosa che non l'ha fatta nemmeno nell'anno in cui è arrivata terza. Vi dico, nel 2010-2011 il Napoli ha fatto 1 punto e 84 a partita. Nel 2011-2012 ha fatto 1,60 a partita, nel 2012-2013 ha fatto 1,70 a partita, nel 2013-2014 ha fatto 1,70 a partita, nel 2014-2015 ha fatto 1,70 a partita, nel 2015-2016 ha fatto 1,70 a partita. Che questo in 27 partite ad oggi abbiamo fatto generalmente 1,96 punti. In queste ultime 10 partite che voi parlate di crisi, il Napoli ha fatto 2 punti a partita. Al tempo in cui giocammo a Siena e ci levarono i 2 punti, noi eravamo quinti in classifica, sesti forse. Dandoci quei 2 punti e poi ci sono stati restituiti, eravamo terzi con la Lazio, eravamo con l'Inter a 1 punto sopra, con la Juventus a 46 punti, scusate, a 41 punti, e noi eravamo insieme alla Lazio a 33, quindi la Juventus eravamo a 8 punti, ora siamo a 6. L'unico è il Milan che ci ha recuperato 1 punto da quella data, e noi abbiamo avuto quel trittico di partiti di cui ho parlato prima. Basta, devo dire altro. Se ci sono delle anomalie, ditele, non si possono dire, non si deve fare quello che si deve fare, cioè dare il massimo per la propria squadra, per quella in cui lavoriamo, e basta, io non so che dire. Che noi siamo la squadra d'oggi che ha fatto meglio dell'anno scorso, la migliore squadra, addirittura la Juventus ha fatto più 6, noi più 7 ad oggi, rispetto a quella che avevamo fatto l'anno scorso. Mi ero scordato Io questo ti dato. volevo. Forse l'Inter pari con noi, ma aveva fatto un campionato particolare l'anno scorso. Grazie a lei, a qualcuno che studia davvero e guarda le cose come stanno, e se si guardasse anche la partita con la Juventus si capirebbe che non c'entrava nulla quel discorso anche con loro, che sono la prima della classe e stanno facendo qualcosa di fenomenale anche in Europa. E riguardatevi la partita con la Juventus, guardatela come sono venute le occasioni da gol nostre, come sono venute loro, tutta una serie di cose, come parte la manovra nostra, come parte la manovra loro, solo che. Lasciamo perdere, comunque la ringrazio per quello che ha detto e quello che ha notato. Io ho in questo momento il Chievo in testa, la partita difficile, noi bisogna superarla bene. E farò così fino alla fine si tireranno le somme, perché se tu mi porti su questo argomento, io dico che il Milan sia. Se Argomento del campo, non è un argomento io ti mio, eh? dico vicino a noi ora c'è il Milan, no? Voi parlate del Milan perché si avvicina. Prima c'era, che c'era qui? La Lazio. È tutto. Allora. Per me, per come la vedo io, la dimensione del grande straordinario campionato che fa il Napoli è che fino ad oggi erano tutte squadre a 5-6 punti da noi. Questa è l'anomalia, questa è la normalità se si avvicinano. Perché superpotenze come il Milan, come la Roma, come l'Inter, come la Lazio, secondo me era una signora squadra e ve l'avevo detto anche quest'estate, già l'anno scorso Rea aveva fatto molto bene e aveva fatto qualcosa in più anche nel mercato, eccetera, eccetera. Stiamo facendo un grande campionato, non si può mai pensare che si poteva arrivare davanti a queste squadre come all'inizio dell'anno, che avevi 10-12 punti, che cioè, veramente era uno squilibrio incredibile. Quindi noi ce la giochiamo fino alla fine e speriamo di arrivare più avanti possibile, come si è sempre detto. E poi alla fine si tireranno le somme, l'ultimo giorno faremo questo discorso e vi dirò la mia, ma quando è finita
il campionato da 3 a 4 anni. Non è che, cioè, il problema è che invece di essere venuto un altro bravissimo allenatore, sono stato io e sono stato il freno a mano del Napoli questi 4 anni, per la maggior parte di voi su piazza, no, di voi in generale. Quindi, ma... loro sono due grandi allenatori, hanno vinto anche 2 scudetti, sono bravi. Spero che contro il Chievo a Verona noi giochiamo come siamo entrati in campo a Udine, e spero che gli episodi comincino a girarci dalla nostra parte. Gli episodi di tutti i tipi. Gli episodi sono la palla che non t'entra per 10 centimetri, eccetera, eccetera. Tutto quello che poi fa parte di una partita. Io credo che se noi giochiamo come abbiamo fatto quasi sempre, di fare più occasioni degli altri, non soffrire come a Udine, quasi una squadra importante con Di Natale che è stato anche sostituito, che non ha fatto un tiro in porta pericoloso, la squadra nostra ha creato 4-5 palle gol nitide, prima o poi cambierà il vento, come è sempre successo nella storia delle squadre del calcio. Io guardo sempre la prestazione e sono convinto che a gioco lungo, con i campi belli, esprimendo le nostre qualità al meglio, recuperando i giocatori migliori, i conti torneranno per noi, punto.